Una partita da vincere basta, non importa in che modo. Successo che l'Adriatico manca dallo scorso 19 dicembre, 3-2 col Monza. Solo un punto nelle ultime sei casalinghe. Non ci sono alternative. Alimentare le residue chance in chiave play-out significa battere il Pisa. Un lumicino di speranza da coltivare. Tutto passa per il match con i toscani del pescarese Luca D'Angelo. A 4 punti dai play-off, ma con una gara da recuperare. Nelle ultime 19 sfide appena 3 KO contro Intella, Cremonese e Cittadella. 39 gol fatti, 40 subiti, di cui però 25 nelle prime 10 giornate. Molto peggio, il che è tutto dire, del disastroso Pescara targato Oddo, capace comunque di incassare ben 19 reti nei primi 9 incontri. Grassadonia con i resti di una squadra in totale emergenza, specie nel cuore della difesa. Fuori Gut, Bocchetti e molto probabilmente anche Drudi, per un fastidio all'adduttore. Balzano non è al meglio, altresì indisponibili Tabanelli e Rigoni. Memuscia è appena rientrato dagli impegni con la sua nazionale, non è stato convocato. Massimo Volta, ristabilitosi dal grave infortunio, lesione del tendine d'Achille, ripartirà dalla panchina. Sarà gioco forza, difesa a 4. Il probabile 11 davanti a Fiorillo, Bellanova, Sorensen, Scognamiglio e Masciangelo. A centrocampo De Sena, Busellato e Maestro. Macin tra le linee, alle spalle di Odgaard e Setter. Grassadonia. Per me è fondamentale sempre l'atteggiamento, che non è mai determinato dai freddi numeri di un sistema di gioco. Secondo me è sempre rilevante la distanza tra i reparti. Che tipo di prestazione per questo dobbiamo aspettarci domani? Dobbiamo entrare in campo per quanto possibile, la serenità di giocarci la partita, sapendo i pregi e i difetti degli avversari, i pregi e i difetti nostri, e cercare di andare oltre, di non giocare con la tensione negativa, ma che sia una tensione positiva. Abbiamo analizzato molto duramente la partita di Vicenza, la ripresa, e non dobbiamo assolutamente cadere nel tranello di subire la partita da un punto di vista mentale. Dobbiamo osare, dobbiamo cercare di fare quanto dobbiamo fare quando abbiamo la palla, e di essere soprattutto corti tra i reparti e non allungarci, perché questa è una squadra, parlo del Pisa, che ha numeri importanti, gioca insieme da anni, è una squadra molto dinamica, è una squadra di qualità, in questo momento tra le peggiori da affrontare, ma noi è inutile girarci intorno, dobbiamo vincere la partita, e quindi sarà una partita intensa sicuramente, dove dovremo essere bravi a trovare il coraggio di osare, il coraggio di andare oltre qualsiasi tipo di situazione. Per contro il Pisa privo di Varnier, Mastino, Masucci e dell'ex Danilo Soddimo. 4-3-1-2 la probabile formazione. Gori, Trepali, Birindelli, Caracciolo, Benedetti e Beghetto in vantaggio su Lisi. In cabina di regia Quaini, Mezzeali, Siega e Mazzitelli sulla tre quarti Gucker, alle spalle del tandem Marsura, Marconi, D'Angelo. Mi aspetto, come capita sempre in questo campionato, una partita difficile, anche perché ascoltando anche le interviste che provengono dai nostri avversari, e loro cercheranno in tutte le maniere di vincere, come giusto che sia. E una squadra che ha pareggiato ad Empoli, ha vinto con Cittadella, ha fermato il Frosinone, perciò è una squadra che, anche se in classifica può sembrare in difficoltà, per me, come ho avuto modo anche di dire in settimana, è una buona squadra, e dunque ci vorrà da parte nostra una partita di grande attenzione sotto tutti i punti di vista. È una squadra molto organizzata, fisica, ritmo, intensità, che gioca tantissimo sulle seconde palle, però non disputa una partita dal 15 marzo. Questo può essere, secondo lei, un fattore? Potrebbe rivelarsi un fattore o no? Sì, io penso che i fattori possono essere tanti. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare l'episodio dalla nostra parte, parlo del primo episodio, quindi non rincorrere sempre le partite. Questo dipende dall'approccio alla gara. Ripeto, noi dobbiamo migliorare, essere bravi soprattutto su quello, non subire questi approcci alla partita e giocare in maniera spensierata, libera. Giocarci la partita con grande attenzione, sapendo che quello che abbiamo fatto soprattutto a Vicenza è stato sicuramente troppo poco e siamo stati troppo passivi da un punto di vista mentale, maggiore personalità. Un tuffo nel passato, la storia dei precedenti: 7 successi del Pescara, 4 pareggi, 3 vittorie del Pisa.
4 gennaio 1987 il gol del vantaggio del Pisa firmato dal giovane Pellegrini, il pareggio di Gaudenzi, un colpo di testa in tuffo, grandissimo gol, l'esultanza di Gianluca Gaudenzi che va ad abbracciare proprio il suo mentore Giovanni Galeone. Era il 4 gennaio 1987 campionato di Serie B e c'è il sorpasso, calcio d'angolo di Gasperini, colpo di testa di Benini che va ad anticipare un incerto Mannini che poi vestirà la maglia del Pescara nella stagione 90-91, uno dei portieri più forti della Serie B dell'epoca, e questo è il terzo gol, si invola Rebonato e poi il pallone in mezzo, l'assist per Pagano, una carambola incredibile. Pescara batte Pisa 3-1, 4 gennaio 1987, siamo in Serie A, 20 settembre 1987, la punizione di Junior con la traversa che rischia la frattura, poi il gol su punizione sempre del calciatore brasiliano, un grandissimo giocatore Leo Junior, il Pescara in vantaggio, 20 settembre 1987, qui c'è il pareggio di Carlos Dunga che vestirà la maglia del Pescara nel 1992-93 sempre in Serie A, e poi il gol della vittoria su calcio di rigore se lo procura Gianluca Gaudenzi, rigore trasformato con la consueta freddezza e precisione dal centrocampista del Pescara Giampiero Gasperini. Questo è l'ultimo precedente, 28 novembre 1993, l'assist di Giacomo Di Cara e il gran destro al volo di Andrea Carnevale, fu il primo gol con la maglia del Pescara di Andrea Carnevale, un grandissimo centravanti, Pescara 1, Pisa 0.